L'entusiasmo del San Filippo Neri, che ha conquistato lo storico traguardo della promozione in seconda categoria, è arrivato a zona calcio. I giocatori hanno raccontato i loro festeggiamenti con magliette celebrative dedicate al Re Leone e tagli di capelli improvvisati negli spogliatoi. A guidare la delegazione era Don Paolo Capra, che ha raccolto il testimone dal fondatore Don Paolo Cignatta. Ci siamo dati un obiettivo a metà anno, ci siamo detti quest'anno è il nostro anno e siamo stati tenaci, la squadra penso sia cresciuta molto, molto, responsabile, non ha ceduto a varie provocazioni che abbiamo subito anche nelle ultime partite e ce l'abbiamo fatta. Quindi avete porto l'altra guancia. Sì, evangelicamente parlando sì. In studio erano presenti anche una rappresentanza del Cadeo che ha chiuso il campionato al terzo posto in graduatoria nel girone B di terza e Fernando Brugnatelli, allenatore degli allievi provinciali del Nibbiano Valtidone. Tra le interviste andate in onda anche quelle a Jacopo Silva e mamma Stefania sugli spalti per il big match di prima categoria tra Bobbiese e Castellana. Nella Bobbiese gioca Nicolò Silva. Quali sono le differenze tra i fratelli Silva? E qual è il segreto magari in cucina di mamma Silva per vedere due giocatori come i suoi figli in campo, che è sempre tra i migliori in campo? Ma la differenza è che forse Jacopo è un po' più tranquillo di carattere, però la cucina, ultimamente Jacopo non la condivido io con lui la cucina, quindi non lo so, una volta era un risotto al sabato sera che era sempre quello, Nicolò invece lui pasta rossa con la bresaola e basta. Ecco, insomma. Tuo fratello che cosa gli invidi in particolare in termini di caratteristiche tecniche? No, secondo me per la categoria è un gran bel giocatore, ma sta bene da qua, non si muove da casa, quindi comunque ottimo calcio con tutti e due i piedi e un gran fisico. Le repliche andranno in onda mercoledì alle 10.30, giovedì alle 21.45 e venerdì alle 9.30. Grazie, complimenti. E noi invece ci rivediamo. Prado Todeschi, buonanotte.